saluto da Armando Garoscio e benvenuti a una nuova puntata di Home TV, il progetto editoriale promosso da Home, il leader internazionale nelle soluzioni di stampa per il packaging e per le macchine tissue converting. Su Home TV parliamo di innovazione con i nostri ospiti che ci portano storie di impresa e di futuro, visioni di futuro. Lo facciamo naturalmente sempre collegandoci alle situazioni di tutti i giorni, per cui guardiamo insieme questa clip che ci introduce alla puntata di oggi. In questa puntata siamo con Alberto Colombo, Project Manager di Homet. Grazie Alberto di essere con noi. Cosa fa il Project Manager di Homet? Prima di tutto buongiorno a tutti, grazie dell'invito, è veramente un piacere essere qui con voi oggi a parlare con questo incontro. Project Manager in Homet si occupa della gestione di tutta la commessa, in particolare delle linee complete, dalla sua fase di acquisizione fino all'installazione, al collaudo finale nel sito produttivo del cliente. Senti, qui naturalmente giochi in casa, conosciamo bene Homet, può essere invece l'occasione per raccontare non tanto che cosa fa e che cosa ha fatto finora, ma dacci un po' uno sguardo invece sulla trasformazione storica in Homet, in quale direzione sta evolvendo l'azienda? Ma l'azienda sta sempre più evolvendo non solo come fornitore, non solo come partner, ma come specialista tutto tondo in grado di supportare i clienti fin dall'inizio, dalla scelta iniziale del progetto e dell'investimento, guidandolo poi passo passo nella definizione dei cardini dell'investimento, in modo tale da lasciare al cliente più libertà, più serenità poi nella gestione invece del proprio business produttivo e nei propri prodotti. Proviamo a fare degli esempi più pratici. Più pratici è appunto garantire la possibilità di avere un unico interlocutore capace di gestire tutta la commessa e l'impianto produttivo, perché a oggi Homet è conosciuta come fornitrice di macchine per la piegatura di carta, quindi per il converting, ma in realtà oggi ha cercato di dare un servizio in modo tale da garantire poi il processo produttivo passando per il confezionamento, l'incartonamento e, quando necessario, anche nella palettizzazione automatica. Fino all'ultima fase, in qualche modo, prima del trasporto. Ma quali sono poi i vantaggi in termini pratici, ecco, di affidarsi in questa logica? Ma prima di tutto i vantaggi sono quelli di avere un unico interlocutore con un grande brand e una grande conoscenza a livello tecnologico sul mercato, che è capace di cucire tutti i termini tecnologici dell'impianto e quindi selezionare insieme al fornitore dei parti specifici per i macchinari e i sistemi che poi che compongono questa linea, ma soprattutto può avere un interlocutore unico al fine di gestire tutti gli aspetti organizzativi dell'impianto produttivo, che dalla stesura contrattuale al passaggio finale delle tempistiche
dalla consegna dell'impianto fino all'installazione e all'avviamento nel sito produttivo. Potremmo dire, insomma, il rispetto del business plan nel suo complesso. Senti, viviamo tempi di trasformazione in cui perché parlare di questo approccio di servizio e di consulenza è contemporaneo, è attuale, è moderno e magari non lo sarebbe stato altrettanto qualche anno fa. È successo qualcosa tra la crisi del 2008 e il 2019? In genere sono fasi che portano delle accelerazioni. È solo una mia impressione o c'è del vero? Esattamente, è proprio come dici tu. Le crisi del 2008 e del 2019 hanno portato a dei forti cambiamenti o a delle accelerazioni o su cambiamenti che erano già in atto. Già da alcuni anni abbiamo visto fermento su questo tipo di servizio, su questo tipo di specializzazione, ma sicuramente negli ultimi 2 anni ha avuto un'accelerazione molto importante. Molto importante perché, il cliente ha bisogno di concentrarsi molto di più sul proprio core business e ha bisogno sempre di più uno specialista in grado di poter realizzare impianti produttivi con la massima efficienza produttiva, non solo in fase di avviamento, ma anche costanti nel tempo. Quindi un unico interlocutore garantisce sia in fase di avviamento sia in fase costanza nel tempo il mantenimento di elevati processi produttivi, riduzione di scarti, minimizzazione dei tempi di fermo macchina. Prima hai fatto riferimento alle diverse fasi, no? Naturalmente di lavorazione fino addirittura alla pallettizzazione. Magari questo si sposa anche con i differenti prodotti, evidentemente, dai tovaglioli ai fazzoletti fino al tovagliato. Che cosa implica? Assolutamente. Nella gamba prodotto Omet sul piegato oramai copriamo completamente tutta la fascia di prodotto e ovviamente ogni tipologia di prodotto piegato poi necessita di un tipo di confezionamento differente. Partiamo dalle confezionatrici per i tovaglioli di carta e gli asciugamani, passando per le fasciatrici per gli asciugamani e le astucciatrici per i prodotti fascia al tissue. Dopodiché c'è un passaggio a un packaging secondario. Nella maggioranza dei casi si parla di un'incartonatrice, che può essere orizzontale o verticale, a seconda poi del prodotto finale che il cliente necessita, se è un normale cartone americano oppure un display con coperchio. Comunque esiste ancora una nicchia di mercato per quanto riguarda il prodotto piegato, che necessita invece di un'insaccatrice con materiale plastico. A chiusura di tutto l'impianto c'è poi l'automazione per la palettizzazione, dove sostanzialmente esistono 2 tipi di sistemi differenti. La palettizzazione tramite portale cartesiano e robot. Sono entrambi 2 sistemi molto molto validi. Il robot permette oggi di avere una flessibilità e una duttilità che il cartesiano forse non ha e sugli impianti a elevata automazione si stanno tutti spostando su questo tipo di prodotto. Assolutamente. Hai citato delle applicazioni per la quale Omet non è evidentemente nota, quindi qual è il legame tra i costruttori che sono specialisti in specifiche applicazioni e invece l'integrazione che Omet può fare, il ruolo cioè delle partnership? Questo è molto importante al fine di garantire un processo produttivo stabile e un investimento il più efficiente possibile. Perché? Perché questo noi abbiamo la possibilità, attraverso appunto dei partner fidati, oppure dei partner che sono suggeriti dal cliente, noi siamo aperti ovviamente a entrambe le strade, di customizzare nella maniera opportuna i vari passaggi tra un macchinario e l'altro. E questo permette appunto una grande efficienza produttiva al termine dell'impianto finale, che è un po' la chiave di volta per ottenere rendimenti elevati costanti nel tempo. E cosa succede invece nel futuro? Se io devo fare degli upgrade e degli interventi successivi? Ma questo viene ancora una volta a vantaggio del full service provider, perché con un interlocutore tu unico che riesce a gestire la commessa, che ha gestito la commessa, che conosce tutta la commessa, come è stata sviluppata, sicuramente è molto più semplice introdurre anche semplicemente un nuovo prodotto finale da lavorare. Quindi abbiamo sempre solo una persona di riferimento, un'azienda di riferimento che riesce a dare un pacchetto completo senza aver bisogno di numerosi partner e quindi riducendo la complessità dell'upgrade. Grazie Alberto, adesso abbiamo una pausa per una clip e poi ritorniamo in studio. Omet si offre oggi come full service provider, raccogliendo le necessità del proprio cliente, guidandolo nella progettazione, realizzazione e messa in produzione della linea completa dalla bobina fino alla pallettizzazione.
Omet ha sviluppato una gamma propria di soluzioni per packaging primario e secondario, perfettamente integrata con le sue linee di produzione, ma propone anche soluzioni personalizzate per confezionare, incartonare e astucciare in modo automatico, in partnership con fornitori specializzati e selezionati. Il converter, in genere, deve interfacciarsi con diversi fornitori e partner al fine di realizzare l'impianto completo, con il rischio di intoppi, ritardi e disattese, che vanno inevitabilmente a danneggiare la produzione. Ma con un solo referente che si prende carico di tutto il processo, il converter può pianificare con più serenità, precisione ed efficienza il proprio investimento, con la garanzia del know-how tecnologico e dell'esperienza di Omet. Nel campo dei prodotti piegati, Omet offre linee complete per il converting, collegata a una macchina che realizza il packaging sia primario che secondario. Prima si procede al confezionamento del prodotto, in film o in carta, con macchina confezionatrice o macchina fasciatrice in carta per gli asciugamani interfogliati, o astucciatrice per i facial tissue. Il prodotto confezionato passa poi direttamente al packaging secondario. I pacchetti vengono raggruppati e messi in scatole di cartone con macchina incartonatrice o in sacchi di plastica con macchina insaccatrice. È possibile aggiungere alla linea una macchina shrink wrapper per procedere a un ulteriore packaging secondario in film. In chiusura della linea può essere previsto un pallettizzatore con relativo avvolgitore pallet. La soluzione più richiesta è il robot pallettizzatore, ma un sistema ad asse cartesiano è in ogni caso una soluzione efficace ed efficiente per determinare le tipologie di prodotto. Le linee Omet sono completamente customizzabili per il cliente, in base alle sue esigenze in termini di prodotto, volumi e budget disponibile. Alberto, ritorniamo in studio per un ultimo commento. Ci piace sempre nella parte finale delle nostre interviste lasciare un po' di temi sfumati aperti, no? È anche il pretesto per elaborare anche per chi ci ascolta. Ci sono due capisaldi naturalmente dell'innovazione del nostro tempo, la digitalizzazione della fabbrica e il green. Quali considerazioni Omet fa per l'una e per l'altra area? Ma per l'automazione, qui ritorniamo ancora sul tema dell'impianto, linea completa, sicuramente un'automazione basata sull'Industry 4.0 permette di avere un processo sempre sotto controllo, permette di analizzare anche dei dati per la manutenzione preventiva e quindi minimizzare i fermi macchina e gli scatti produttivi. E sull'area del green? Greenfield oggi non è solo una realtà, ma è una necessità e un dovere da parte di tutti. Omet già da anni è attiva sviluppando nuovi prodotti nel campo della transizione ecologica. Per quanto riguarda il packaging, sicuramente stiamo già vedendo questo tipo di sviluppo nel packaging primario. Stiamo sempre più andando su prodotti alternativi, come può essere la biodegradabile, quindi prodotti Mater B al posto del normale film plastico in polipropilene o polietilene. Ma sicuramente non è da considerare una validissima alternativa anche la carta e il cartoncino. Per quest'ultimo prodotto stiamo pensando anche a una nuova tipologia di confezionamento per tovaglioli, sia classici che interfogliati, che si sposano molto bene anche con la nostra nuova Winline, quindi con un astuccio anziché un confezionamento tradizionale. Grazie Alberto, sei stato veramente molto esaustivo. Un applauso virtuale per te. Grazie a voi. Abbiamo ascoltato come per un'azienda come Omet il futuro evidentemente non è soltanto in soluzioni che funzionano, lasciatemi dire così, ma la servitizzazione. Questo ovviamente fa il paio con un altro principio
molto contemporaneo, cioè passare a un livello superiore di collaborazione con i propri clienti nell'integrazione dell'intero processo produttivo fino alla pallettizzazione, come abbiamo sentito. Ovviamente Omet opera all'interno di un ecosistema, non si occupa di tutte le soluzioni, ma la collaborazione e le partnership naturalmente con i migliori solution provider permette non soltanto di controllare i costi in fase di applicazione, quindi di business plan, ma anche la scalabilità, pensando evidentemente agli upgrade che le linee produttive possono richiedere. Ultimo ma non ultimo, un tema che è stato toccato ovviamente è ancora una volta favorito dalla digitalizzazione dell'industria. L'industria 4.0 significa un maggior controllo, significa riduzione degli sprechi, significa meno fermi macchina e in qualche modo anche questo significa più green. Grazie per averci seguito anche in questa puntata, allora alla prossima su Omet TV.